Benvenuti a Parlando d'Arte nella Galleria della Fondazione e della Cassa di Risparmio di Cesena. Oggi siamo davanti a un quadro tra i più seducenti, in un certo senso anche dalla storia molto avventurosa. È nella galleria dal 2004 e fu acquisito direttamente attraverso un'asta che comparve a New York il 23 gennaio 2004. Il quadro non aveva attirato molto l'attenzione, tant'è che era apparso come opera anonima di un pittore fiammingo del Settecento. C'era qualche giustificazione. Infatti, era già apparso agli inizi del Novecento in un'asta a Londra, questa è l'unica storia che è stata recuperata al momento, sempre come quadro ignoto di un fiammingo del Settecento. La scheda ricordava Ablan Blomert ed è curioso che sulla cornice sia applicata un'etichetta che ricorda Honthorst, un pittore olandese, più antico di quanto non sia il nostro dipinto, ma qualcosa in realtà strideva, perché se il soggetto, la presentazione, la tematica, tutto fa riferimento alla tradizione nord-europea, lo stile denuncia in realtà una situazione più familiare per chi conosce la pittura italiana del Seicento, anzi che può essere ristretto alla bottega stessa di Guercino. In sostanza non è difficile per chi conosce la bottega di Guercino, non solo la pittura del grande maestro, ma anche quella dei Gennari, che reggono per lungo tempo, per tutto il Seicento, una bottega molto attiva e riconosciuta dall'intera Europa, è sostanzialmente facile riconoscere la mano di Benedetto Gennari, un nipote di Guercino allevato nella bottega dallo zio. È un quadro che ricorda in realtà un itinerario europeo di questo artista. È comprensibile che fosse riferito alla scuola fiamminga, perché in effetti il soggetto, il modo di presentazione, la gradevolezza delle immagini, la natura morta, tutto dichiara un quadro che dovesse piacere a un pubblico europeo. L'ipotesi era facilmente controllabile, perché sappiamo che Benedetto Gennari fa un viaggio in Europa e dal momento in cui lascia l'Italia nel 1672 scrive l'elenco con molta precisione dei quadri che esegue per l'aristocrazia europea, passando prima per Parigi e poi soprattutto in Inghilterra. E a un certo punto, in questo manoscritto che ora è conservato all'Archiginnasio, si trova esattamente la descrizione di questo dipinto, che ci dà la conferma indubbia che siamo di fronte a uno dei capolavori inglesi di un pittore celebre in Inghilterra, dove risiede presso la corte reale per circa 10-15 anni, dopo essere passato a Parigi, nella corte del Re Sole. Scrive: un quadro, mezza figura d'una contadina o pollaiuola che vende pernici, lepri e pollami, con una vecchia che va a comprare un pollastro e sopra la tavola li conta la moneta. Questo quadro lo feci a Windsor per passarmi meglio il tempo mentre stavo là, e questo poi lo comprò Milord Scarsdale. In effetti, se noi osserviamo il soggetto di questo dipinto, riconosciamo esattamente questa descrizione. La ragazza che solleva la lepre mostra la selvaggina, i polli, i conigli, la pernice, e poi c'è il cesto con le uova, nell'altra parte altri polli spennati, e poi questa curiosa immagine della vecchia che, curiosamente, dalla stessa parte del banco, e quindi non è una cliente, sembra aver acquistato il pollo e conta i denari, come dice Benedetto Gennari, cioè versa la moneta direttamente sul banco. Ma una cliente non può avere uno sguardo così beffardo, ironico, di intesa con la venditrice. La venditrice è particolarmente bella, seducente, è agghindata come una contadina, ma non appartiene al ceto contadino. Il grande cappello di paglia intrecciata nasconde in realtà un finissimo, sottilissimo copricapo di ricamo. Come si nota, la camicia è di raso, appartiene certamente a una cortigiana. I fiori, fatti da un mazzolino di garofani e di rose, che si inseriscono in mezzo al seno scoperto, insomma, qualcosa di invitante, di piacevole e di allusivo anche al senso del piacere che la stessa natura morta in qualche modo allude. Basta pensare anche a alcuni oggetti che sono alle spalle delle figure, come
la pipa e il bicchiere di vino rosato attraversato dalla luce. Sono tutti simboli che fanno capire come qualcos'altro si cela dietro questo quadro, che non è semplicemente né un soggetto di genere di una venditrice e neanche un'esibizione di natura morta. È un soggetto che ha sicuramente degli scopi erotici e anche la lepre che viene sollevata e mostrata è certamente allusiva, come indica del resto la mano sinistra della gentildonna. Qualcosa di nascosto, ma neppure tanto velato, viene mostrato in questa intesa tra il pittore, la figura raffigurata e il destinatario, l'aristocratico inglese. Del resto siamo in Inghilterra, alla corte di Carlo II, una corte che ha qualche crisi nei rapporti con il Parlamento, ma che si caratterizza da un lato per aspetti di bigottismo religioso cattolico e dall'altro invece di un pensiero libertino, aperto e laico in forte contrapposizione con il potere ecclesiastico. C'è una grande lotta contro il papato, c'è un'avversione tale per cui in Inghilterra le immagini del Papa vengono pubblicamente bruciate e il pittore è a metà strada perché viene da un paese cattolico e ha raggiunto l'Inghilterra in cerca di successo. Lascia, come si diceva, Bologna nel 1672, intenzionato a stare un paio di mesi in Francia a vedere come vanno le cose. Resta in effetti alla corte di Re Sole, di Luigi XIV, esegue alcuni quadri, anche ritratti, come quello della Mancini, duchessa di Bouillon, e parte poi decide, anziché di rientrare a Bologna come era nel programma iniziale, raggiunge l'Inghilterra. Una ragione va individuata nel matrimonio tra la figlia del duca di Modena, Alfonso IV, e cioè Maria Beatrice d'Este, con Giacomo, duca di York, che è il fratello del re, quale non ha eredi, quindi certamente la corona passa al fratello e di conseguenza agli eredi del fratello di Giacomo, duca di York, che in effetti nel 1685 diventerà il re d'Inghilterra e si farà ritrarre in più occasioni da Benedetto Gennari, così come Benedetto Gennari è legato direttamente alle commissioni dalla regina stessa quando questa diventa regina nel 1685. Sono momenti molto avventurosi, che si possono seguire attraverso le commissioni che il pittore riceve in quei 10-15 anni di soggiorno inglese di grande successo presso la corte, perché i suoi committenti sono i prestigiosi protagonisti della corte reale, non soltanto di parte cattolica, ma anche di parte protestante. Carlo II non dichiara certamente una professione religiosa cattolica, a differenza del fratello Giacomo, gli commissiona quadri di soggetto erotico per la propria camera da letto e alcuni sono di soggetto piuttosto comune, legati alla mitologia, ma certamente alla figura di Venere, oppure Danae che sul letto riceve la visita di Giove. E poi ce n'è uno particolarmente erotico che il re Carlo II teneva nella sua stanza in modo molto riservato e nascosto. Nel manoscritto conservato all'Archiginnasio il pittore scrive: «Un quadro assai grande con dentro un pastore dormiente, che veduto da una giovinetta pastorella procura pian piano di levarli dalle mani la piva, ma una vecchia che gli sta accanto gli insegna a por le mani piuttosto in altro loco. Vi si vede ancora alcune pecorelle e un piccolo fanciullo che lontano da ogni malizia beve. Questo quadro, veduto dal re, volse metterlo nel suo appartamento segreto». Per quanto fosse lontano dallo sguardo indiscreto, in realtà l'amante del re subito vede questo dipinto e ne chiede una copia. Nella corte inglese si diffondono immagini licenziose prodotte dal pennello del cattolicissimo Benedetto Gennari. Le fortune del pittore sono assicurate dall'appoggio pieno del nuovo re, di Giacomo II, il fratello di Carlo II, che eredita il trono alla sua morte nel 1685. In realtà il conflitto aperto con il Parlamento per la posizione dichiaratamente cattolica di Giacomo II, che ha sposato la cattolicissima Maria Beatrice d'Este, che anzi intendeva farsi suora entrando nelle Salesiane, ma viene distolto dalla sua vocazione, dalla pressione dei cardinali e dall'invito dello stesso pontefice, che intende con questo matrimonio riguadagnare alla Chiesa Cattolica anche l'Inghilterra.
la politica filo-francese detestata dal Parlamento sono tutte ragioni che inducono alla sollevazione. Il Parlamento invita Guglielmo d'Orange in un momento di grande confusione. Il re fugge dall'Inghilterra e raggiunge la Francia, dove viene protetto e ospitato dal Re Sole, suo alleato, che ne controllava le mosse presso la corte. Anche la regina fugge in un viaggio burrascoso che ricorderà come il più terribile da lei affrontato nella vita, e si chiudono di conseguenza anche le fortune inglesi di Benedetto Gennari. Il pittore nel gennaio del 1689 abbandona a sua volta l'Inghilterra e raggiunge la casa reale a Saint-Germain-en-Laye presso Versailles, cioè presso la grande corte del Re Sole. Resterà lì 2 o 3 anni, non di più, perché il momento fulgido della sua esperienza europea si sta chiudendo e rientra finalmente in Italia. Rientra da solo, perché in realtà questo viaggio l'aveva compiuto con un suo allievo che aveva frequentato la bottega di Guercino, un certo Francesco Riva, che diventa addirittura il guardarobiere della regina e aiuterà la regina a fuggire dall'Inghilterra. Benedetto Gennari esegue a lui, a questo amico e allievo, un ritratto insieme alla moglie inglese e ai due bambini. Rientra nel 1692 in Italia e naturalmente torna a Bologna dopo 20 anni dalla partenza, che infatti era avvenuta nel 1672. È interessante notare ciò che Gianpietro Zanotti, l'autore dell'Accademia Clementina, di questo libro pubblicato nel 1739, dà del pittore al suo rientro, quando afferma che Benedetto Gennari si comporta come un mercante che parte dalla sua patria con prodotti della sua terra, così come si era allontanato come pittore guercinesco, anzi allevato dentro la bottega stessa di Guercino, e rientra con le mercanzie del paese straniero, perché anche la sua pittura, come dimostra il nostro quadro ingannevole tanto da essere apparso fiammingo fino a pochi anni fa, rientra con uno stile che si è adeguato al gusto e alla predilezione del pubblico nord europeo, tra la Francia e soprattutto l'Inghilterra. Lo stupore che aveva colto il pubblico bolognese quando aveva visto la pittura rinnovata in senso oltremontano del pittore è la medesima che ha colpito e anche ingannato i conoscitori del nostro tempo, quando hanno considerato quest'opera in realtà indubbia, opera indubbia di Benedetto Gennari, come un prodotto tipico della cultura fiamminga. Ed è con il recupero sul mercato internazionale di un'opera così significativa nella storia e della fortuna europea della bottega di Guercino che chiudiamo questa trasmissione, invitandovi al prossimo incontro, sempre qui nella galleria della Fondazione e della Cassa di Risparmio di Cesena.